Nello splendido scenario del golf resort del castello di Tolcinasco di Milano 3 è andata in scena la seconda tappa dello Starlight Golf Tour. Luci, colori e spettacolo in un appuntamento che ha visto protagonisti, oltre 150 partecipanti tra appassionati, curiosi e professionisti di golf. Lo Starlight Golf Tour prosegue con le tappe in programma in Italia, Francia e Svizzera, il tutto in attesa della finalissima che si svolgerà a Marrakech, in Marocco. Stasera siamo molto onorati di far parte di questo clima di feste che ci offre Starlight attraverso questa opportunità di poter giocare così la sera in un ambiente molto festivo, molto conviviale. Questo raggiunge anche il clima che si può ritrovare anche nel, per esempio, la città di Marrakech, quindi un clima molto conviviale e anche festivo, quindi siamo molto contenti stasera di far parte di questo evento. Il Marocco è molto lieto stasera di essere partner in questa operazione con Starlight, un'operazione molto avanguardista nel campo del golf. Il golf rappresenta per il Marocco un'offerta molto importante a livello turistico. Il Marocco ha più di 40 campi da golf su tutto il territorio, è una destinazione golfistica molto vicina all'Italia, a meno di 3 ore dall'Italia. Diciamo che un turista può provare dei campi godendo anche di un clima mete tutto l'anno. In particolare la finale di questo concorso percorso paneuropeo si svolgerà a Marrakech a marzo del 2020 nel Royal Palm nel Fairmont di Marrakech. Royal Air Marocco, compagnia di bandiera del Marocco. Nel 2018 festeggiamo i primi 60 anni della compagnia, una compagnia che è molto ambiziosa, che ha dei progetti molto importanti di crescita nei prossimi anni. Dall'Italia colleghiamo praticamente il Marocco da tutte le principali città dell'Italia, quindi dai principali aeroporti, via Casablanca, su tutte le città turistiche del Marocco, quindi parliamo di Marrakech, Agadir, Ouarzazate, quindi le città di maggiore interesse turistico per l'Italia. Questa sera appunto siamo qui per sponsorizzare e supportare questo evento Starlight, questa piacevole collaborazione alla quale abbiamo aderito molto volentieri, perché sappiamo che Marocco è una delle principali destinazioni golf del Nord Africa e Royal Air Maroc da sempre supporta questo segmento di traffico sportivo. Allora, grazie di avermi fatto partecipe di questo bellissimo evento, di essere partner della Starlight e come azienda ringrazio a tutti per la bellissima serata. Ringrazio Starlight per questo evento. Io non ho mai fatto una giornata di golf così in notturna, devo dire che è stato veramente divertente, anche perché ho vinto e spero di vincere anche a Marrakech, quindi portare il nome dell'Italia anche non solo in Italia ma da un'altra parte. Bene, allora è stata davvero una serata speciale, Starlight protagonista al Golf Tolcinasco, e i nostri iscritti hanno vissuto qualcosa di diverso, perché Starlight è il golf di notte sia per golfisti che non golfisti, quindi siamo stati orgogliosi di ospitare questa bella manifestazione. C'è un vincitore che andrà appunto alla finalissima, e il Golf Tolcinasco è qualcosa di diverso rispetto agli altri golf, perché va oltre il golf. Questo è un tipo di evento con queste caratteristiche, ne organizziamo tanti di questa natura, perché il nostro obiettivo è anche dare qualcosa di diverso dopo la gara, quindi fare degli eventi, viverli insieme con la musica, con l'intrattenimento. Insomma, direi che Starlight è proprio la sintesi di come si può unire il golf, lo sport, l'agonismo al divertimento, al stare insieme, quindi tutto ok.